Il calcio fa da collante, no? Perché bene o male tutti seguono il calcio, non è qualcosa di nicchia, quindi è un linguaggio comprensibile. Però mi interessano a me le storie che ci sono oltre, no? Quelle che ci sono dietro l'atleta, quello è quello che mi interessa e quindi ho un po' questa ossessione di raccontare i riscatti sociali, queste cose qua. A me piace raccontare di sport soprattutto perché io trovo che sia un veicolo ideale per raccontare storie. Non mi interessa, non mi focalizzo sullo sport di per sé. Ho raccontato del calcio perché è uno sport comunque molto diffuso e che dentro di sé racchiude tante storie interessanti. Così come il pugilato, che ha delle storie davvero leggendarie. Però la verità è che è appunto un veicolo per raccontare altro. Quindi Zlatan, quello su Diego Maradona, così come i pugni, a me servivano per raccontare, magari, non so, la storia di questo paese per quanto riguarda Maradona, perché raccontiamo problematiche dell'Italia in meridione negli anni Ottanta tramite insomma la rivalsa sociale di una città che è stata appunto Napoli, piuttosto che l'emigrazione delle persone che dal sud Italia venivano a lavorare alla Fiat di Torino, alla Letternet di Casale Monferrato. Zlatan è nato innanzitutto da una richiesta, è arrivato da una richiesta, perché Tito Faraci mi ha chiamato dicendomi: ciao Paolo, guarda che Feltrinelli sta mettendo in piedi una collana di comics e ci piacerebbe che ne facessi parte con un titolo a tematica sportiva, perché l'hai già raccontata e mi piace come la racconti sostanzialmente. Poi la verità è che io questa storia ce l'avevo già in serbo da un paio d'anni dopo che avevo letto la biografia di Zlatan, e la parte della sua giovinezza nel quartiere di Rosengar era un po' trascurata, perché ovviamente poi in questi libri degli sportivi si tende sempre a raccontare la carriera, no? L'epopea sportiva e pubblica. Mentre io trovavo molto interessante la parte iniziale, perché mi sembrava che lì dentro ci fosse un po' tutto quello che poi sarebbe stato il personaggio sportivo dopo, no? Alcuni atteggiamenti. In più mi sembrava molto attuale a livello sociale e politico, perché racconta, no, di integrazione, di un'Europa che forse funziona, forse no. Allora ho detto: perché non raccontiamo la giovinezza di Zlatan in questo quartiere? Vado lì, sto lì una settimana, scrivo la storia e torno con il fumetto per voi. E lui ha detto: va bene, è nato così.